14 gennaio 2015, Giorgio Napolitano rassegna le dimissioni. Ma il giorno dopo, di buon mattino, esce già per andare al lavoro, nel suo studio da senatore a vita di Palazzo Giustiniani. E il sabato successivo è in Piazza Madonna dei Monti, a festeggiare il ritorno a casa con gli abitanti del rione in cui abita da 35 anni. Qui non c'è un vertice e un popolo silenzioso, non c'è la casta, qui siamo tutti cittadini. La moglie Clio e il figlio Giulio accanto, il volto più disteso dopo soli 3 giorni di riposo, il timbro di voce risoluto di sempre. Giorgio Napolitano, il presidente che regnò 2 volte, l'unico nella storia repubblicana ad essere stato rieletto per un secondo mandato al Quirinale, assapora così il ritorno alla vita normale di tutti i giorni. Tutto è andato bene. Una cerimonia sobria, austera, elegante, proprio come lui l'ha voluta. Solo qualche momento di comprensibile commozione, soprattutto da parte dei suoi collaboratori. Poi l'accoglienza festosa sul portone di casa, che dista appena 350 metri dal colle più alto della Repubblica. Chissà quanti ricordi, quanti momenti difficili si saranno riaffacciati alla mente nelle prime ore in cui Napolitano ha potuto ripercorrere questi 9 anni tra sé e sé, finalmente libero dalle responsabilità. Come sembra lontana l'Italia del 2006, solo un anno prima il senatore a vita Giorgio Napolitano aveva festeggiato gli 80 anni, con pochi amici e in un clima di bilancio conclusivo della sua lunga esperienza. Una vita politica, forse anche 2. Prima l'impegno nel PC come dirigente del partito e per oltre 40 anni parlamentare. Io penso che i giovani abbiano effettivamente oggi una concezione della democrazia più moderna e più vera. E sono d'accordo con le affermazioni iniziali del collega Ferrarotti. Anzi, noi comunisti non soltanto non accusiamo i giovani di non sentire la patria, ma consideriamo come un fatto altamente positivo che una gran parte dei giovani oggi non si lasci più trascinare facilmente con dei falsi discorsi sulla patria, in delle agitazioni nazionaliste o addirittura, si pensi agli anni 1935-40, in delle manifestazioni per la guerra. Quindi gli incarichi ai vertici delle istituzioni. Nel 92 presidente della Camera. 7 anni fa furono consegnati i risultati della commissione di studio presieduta da Aldo Bozzi e io voglio ricordare la sua figura e il suo contributo che fu molto rilevante. Credo che quindi davvero non si tratti di ripetere una ricognizione, è venuto il tempo delle scelte, delle decisioni, per quanto ardue, per quanto impegnative, bisogna oramai affrontarle. Nel 96 ministro dell'Interno e la mattina del 10 maggio 2006 presidente della Repubblica, eletto con 543 voti su 990 votanti. Proclamo eletto presidente della Repubblica il senatore Giorgio Napolitano. È con profonda emozione che mi rivolgo a voi in quest'aula nella quale ho speso tanta parte del mio impegno pubblico, apprendendo dal vivo il senso e il valore delle istituzioni rappresentative, supremo fondamento della democrazia repubblicana. Sono le assemblee elettive e innanzitutto il Parlamento, il luogo del confronto sui problemi del Paese,
della dialettica delle idee e delle proposte, della ricerca delle soluzioni più valide e condivise. Non sarò in alcun momento il presidente solo della maggioranza che mi ha eletto. Avrò attenzione e rispetto per tutti voi, per tutte le posizioni ideali e politiche che esprimete. Dedicherò senza risparmio le mie energie all'interesse generale per poter contare sulla fiducia dei rappresentanti del popolo e dei cittadini italiani senza distinzione di parte. Viva il Parlamento, viva la Repubblica, viva l'Italia. Calmo, pacato, rispettato dagli avversari, al punto che nel 94 Berlusconi, presentando il suo primo governo alla Camera, volle stringergli fratelmente la mano in aula. Che tipo di presidente sarà Napolitano? Se lo chiedono tutti. La prima uscita è sulle morti bianche, gli incidenti sul lavoro che continuano a verificarsi con cadenza impressionante in Italia, troppo spesso per mancato o carente rispetto delle norme sulla sicurezza. Abbiamo una incidenza di infortuni sul lavoro che ha raggiunto davvero dei limiti intollerabili. L'Italia del 2006 è quella della vittoria ai mondiali di calcio, delle Olimpiadi invernali di Torino, della morte di Oriana Fallaci, dell'arresto del boss di Cosa Nostra Bernardo Provenzano e della tragica scoperta dei Pizzini, con cui impartiva gli ordini all'organizzazione mafiosa. Ma è anche l'Italia del secondo, traballante governo Prodi. Il leader dell'Ulivo ha battuto Berlusconi per soli 24.000 voti e non ha una maggioranza solida al Senato. Basta l'assenza di un paio di senatori a metterlo in difficoltà o a richiedere l'intervento in suo favore dei senatori a vita, tra molte contestazioni. Vi sono stati già nel passato affidati delicati incarichi nelle istituzioni italiane ed europee, ma sto ora verificando quanto sia più complessa e impegnativa la responsabilità che la nostra Costituzione attribuisce al Capo dello Stato. Interpretare ed esprimere con passione civile e con assoluta imparzialità sentimenti e valori condivisi, esigenze e bisogni che riflettono l'interesse generale del Paese e guardare sempre all'unità nazionale come bene primario da tutelare e consolidare. Così il Presidente è subito assorbito, fin dall'inizio del suo mandato, dalla crescente crisi politica della Seconda Repubblica. Gli resta poco tempo per andare di tanto in tanto nella sua Napoli o d'estate nell'amata Stromboli. L'avvento del sistema bipolare, in cui il centro-sinistra e il centro-destra sono pienamente legittimati a governare e ad alternarsi alla guida del paese con i loro leader, non ha portato con sé stabilità. Le coalizioni sono rissose, le maggioranze, quando ci sono, divise. Nella legislatura 1996-2001 il centro-sinistra ha cambiato 3 governi e 3 diversi presidenti del Consiglio. In quella 2001-2006 il centro-destra, guidato da Berlusconi, ne ha dovuti cambiare 2 e far fuori il ministro dell'economia Tremonti. Anche il secondo governo Prodi, a cui Napolitano ha conferito l'incarico nel 2006, non andrà avanti a lungo. Nella primavera del 2008, silurato dal ministro di giustizia Mastella, si dimette dopo solo un anno e mezzo. E Napolitano, dopo aver invano cercato una soluzione con un mandato esplorativo al presidente del Senato Marini, è costretto a firmare lo scioglimento anticipato delle Camere. La decisione di sciogliere le Camere è divenuta obbligata, visto l'esito negativo degli sforzi che ho doverosamente compiuto, nella convinzione che elezioni così fortemente anticipate costituiscano una anomalia rispetto al normale succedersi delle legislature parlamentari e non senza conseguenze sulla governabilità del Paese. Si torna a votare. Vince Berlusconi e a lui Napolitano, nella primavera del 2008, affida la presidenza del Consiglio. Walter Veltroni, sconfitto, è costretto poco dopo a lasciare la guida del PD, il partito da lui fondato per riunificare il centro-sinistra.
Napolitano, il 14 febbraio 2007, vola a Strasburgo, dove tiene un discorso al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha sempre svolto un ruolo propulsivo. Si è pronunciato nettamente, con maggioranze larghissime, per far progredire la costruzione comune, per allargarne l'orizzonte e le ambizioni. In effetti, già a partire dal grande fatto nuovo dell'elezione nel 1979 del Parlamento europeo a suffragio universale, la strada della parlamentarizzazione e della costituzionalizzazione dell'Unione era apparsa una prospettiva obbligata al fine di rafforzare le basi democratiche del processo di integrazione, di garantire i diritti e le possibilità di partecipazione dei cittadini. In quel senso si mosse il Parlamento europeo approvando il 14 febbraio 1984, precisamente 23 anni fa, il progetto di trattato che istituiva l'Unione europea. Quel progetto, elaborato e discusso per impulso di Altiero Spinelli, purtroppo non divenne trattato e, nonostante il lungo e non infecondo cammino successivo, spesso ispirato alle proposte dello stesso progetto Spinelli, rimasero aperte molte questioni e ne sorsero di nuove. Nello stesso tempo ho inteso rivolgermi a voi, signori deputati, con accenti più strettamente personali, dettati dall'emozione di chi, sedendo in questi banchi, operando in questo Parlamento, ha sempre meglio imparato che la causa dei nostri popoli, delle nostre nazioni, del nostro comune futuro si serve solo lavorando per un'Europa unita. Grazie. Ricorda agli italiani e agli europei che è nostro obiettivo avanzare sulla strada dell'unità politica dell'Europa. La pensa come Altiero Spinelli e il suo manifesto di Ventotene. Occorre rilanciare lo spirito comunitario ed europeista per creare gli Stati Uniti d'Europa. Un'entità comune che, nel rispetto delle diversità dei suoi componenti, permetta di affrontare insieme tutte le contraddizioni, le diseguaglianze, le povertà, le ondate migratorie, gli abusi sociali. Il 6 febbraio del 2009, Napolitano dovrà affrontare il caso doloroso di Eluana Englaro, la giovane di Lecco rimasta in stato vegetativo dal 1992, dopo un grave incidente stradale. I genitori della ragazza, dopo una lunga battaglia giudiziaria, avevano ottenuto dalla Corte d'Appello di Milano l'autorizzazione a sospendere l'alimentazione e l'idratazione artificiale, lasciandola morire nel rispetto della sua volontà. Infatti, in occasione di un incidente occorso ad un suo amico, Eluana aveva detto che se fosse capitato a lei non avrebbe voluto vivere attaccata ad una macchina. Il governo Berlusconi emana un decreto per impedire ai medici di dar corso alla sentenza. Napolitano rifiuta di firmarlo. L'autorità giudiziaria su questo caso ha emesso una decisione definitiva che il Parlamento non può trasgredire e non si può nemmeno emanare una legge organica sul tema del fine vita, perché non esistono i requisiti costituzionali per emanarla. Eluana morirà 3 giorni dopo, il 9 febbraio. Licia Rognini, vedova di Giuseppe Pinelli, e Gemma Capra, vedova di Luigi Calabresi, sono al Quirinale. Si incontrano per la prima volta. Si stringono la mano. È un momento simbolicamente alto delle iniziative volte alla riconciliazione nazionale. Nell'odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti, la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il 40° anniversario. Ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica
che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l'ispirazione politica, ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. È il 9 maggio 2009 e Napolitano celebra con grande risalto il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, per rompere un lungo silenzio sui familiari di quanti, a causa degli attentatori, hanno perduto persone care o subito danni fisici e non fisici. La strage di Piazza Fontana è stata l'avvio di un'oscura strategia della tensione ed ancora non scaturisce un'esauriente verità giudiziaria. Intanto, sotto gli occhi di colui che di qui a poco il New York Times soprannominerà Re Giorgio, il mondo cambia. Benché uscito da una vittoria elettorale clamorosa, con una maggioranza di oltre 100 deputati e 50 senatori, Berlusconi va in difficoltà. Napolitano segue dal colle l'insorgere delle divisioni tra la componente berlusconiana di Forza Italia e quella di AN e di Fini, divenuto intanto presidente della Camera. Sulle cosiddette leggi ad personam, che il governo fa approvare in fretta e furia per tamponare i guai giudiziari del leader del centrodestra, il presidente manifesta le sue riserve. Io non dissimulo la mia forte preoccupazione, e non sono in grado purtroppo di fare alcuna previsione, e anche, diciamo, il mio ruolo, che è quello, come si dice spesso, di moral suasion, spesso equivale a lanciare dei messaggi nella bottiglia non sapendo chi vorrà raccoglierli, e bisognerebbe che li raccogliessero tutti perché avesse effetto. Ma è la Corte Costituzionale a dichiarare illegittime le leggi cosiddette ad personam, che il governo di centrodestra ha fatto approvare per alleggerire la situazione giudiziaria del Cavaliere. È a questo punto che Berlusconi comincia a mirare sul colle, accusando Napolitano di non aver fatto nulla per impedire alla Corte di colpirlo e di aver sostanzialmente condiviso una sorta di complotto contro di lui. Accuse senza fondamento, a cui il capo dello Stato, in alcuni casi, non riterrà neppure di replicare. Le difficoltà del governo e la crisi della Seconda Repubblica, intanto, si aggravano. Gli attriti all'interno del PDL, il partito nato dalla fusione di tutte le componenti del centrodestra, tranne la Lega, diventano insormontabili. Soprattutto con Fini non c'è più accordo. Il 19 maggio 2010 il presidente è all'aeroporto militare di Ciampino ad accogliere i feretri dei due alpini vittime di un attentato in Afghanistan. È capo delle forze armate. Alle esequie sostiene due valori tra loro inscindibili: il ripudio della guerra come mezzo di soluzione di contrasti e la corresponsabilità tra stati volta ad assicurare la pace nel mondo. Un nesso presente nella nostra Costituzione è sempre posto a presidio della partecipazione italiana, anche col generoso sacrificio di nostri ragazzi, alle missioni di stabilizzazione e di pace della comunità internazionale. Come in Afghanistan, dove nel 2010, nella missione in raccordo con la NATO, i nostri militari hanno superato di molto il numero di 3.000 unità. Incerta, frustrata, esausta, impaurita. Così è l'Italia negli anni 10 del 2000. Ci sono i gravi problemi dell'economia, le difficoltà del governo Berlusconi, i duri sacrifici che il paese deve affrontare. Napolitano sente che è necessario recuperare l'orgoglio nazionale. L'occasione gli si presenta con l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Far rivivere sentimenti, cultura, capitoli storici, valori simbolici, serve a riaffermare e consolidare l'identità nazionale. Partendo da Quarto, comincia un lungo viaggio nei luoghi del Movimento per l'Unità: Marsala, Reggio Emilia, Genova.
Già il 13 luglio del 2010 è a Trieste per un concerto alla presenza dei capi di Stato di Croazia e Slovenia, terre ai confini orientali con le quali l'Italia era stata in guerra durante il XX secolo. Il 17 marzo 2011 a Montecitorio tiene la celebrazione per l'anniversario della proclamazione fatta 150 anni prima a Torino dal Parlamento, dove si reca il giorno seguente. La memoria degli eventi che condussero alla nascita dello Stato nazionale unitario e la riflessione sul lungo percorso successivamente compiuto possono risultare preziose nella difficile fase che l'Italia sta attraversando in un'epoca di profondo e incessante cambiamento della realtà mondiale. Possono risultare preziose per suscitare le risposte collettive di cui c'è più bisogno: orgoglio e fiducia, coscienza critica dei problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide da affrontare, senso della missione e dell'unità nazionale. È in questo spirito che abbiamo concepito le celebrazioni del 150enario. Orgoglio e fiducia, innanzitutto. Non temiamo di trarre questa lezione dalle vicende risorgimentali. Non lasciamoci paralizzare dall'orrore della retorica. Per evitarla è sufficiente affidarsi alla luminosa evidenza dei fatti. L'unificazione italiana ha rappresentato un'impresa storica straordinaria. Per le condizioni in cui si svolse, per i caratteri e la portata che assunse, per il successo che la coronò, superando le previsioni di molti e premiando le speranze più audaci. E non fu per caso che venne collocato all'articolo 12 il riferimento al tricolore italiano come bandiera della Repubblica. Riferimento sobrio, essenziale, ma imprescindibile. I costituenti vollero farne, con quella collocazione nella carta, una scelta non solo simbolica ma di principio. E dato che nessun gruppo politico ha mai chiesto che vengano sottoposti a revisione quei principi fondamentali della nostra Costituzione, ciò dovrebbe significare che per tutti è pacifico l'obbligo di rispettarli. Comportamenti dissonanti, con particolare riferimento all'articolo sulla bandiera tricolore, non corrispondono alla fisionomia e ai doveri di forze che abbiano ruoli di rappresentanza e di governo. Poi va in altri posti ancora ed è presente a incontri, convegni, mostre, sulla pittura del Risorgimento, sulla lingua italiana, su pubblicazioni storiche. Il 28 marzo 2011, Giorgio Napolitano tiene un ascoltato discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. It is for me a great honor to address the General Assembly at an extremely challenging time for all of us. Siamo dinanzi a serie minacce alla pace e alla sicurezza internazionali, focolai di instabilità politica, disordini economici e finanziari e disastri naturali senza precedenti, vette di libertà, domande di dignità umana e giustizia sociale si levano con forza attraverso il mondo. Dobbiamo pronunciarci in difesa dei diritti umani come fondamento della stabilità politica e di una crescita sostenibile. Dobbiamo rafforzare la legittimità internazionale e lo Stato di diritto. Dobbiamo rinnovare il nostro impegno per un sistema multilaterale di relazioni internazionali. Abbiamo bisogno delle Nazioni Unite. Nel solco delle parole del presidente Truman a San Francisco, ogni progresso comincia con divergenze di opinioni e si sviluppa quando le divergenze vengono superate attraverso la ragione e la reciproca convinzione. A chiedere alle Nazioni Unite di essere in prima linea nella prevenzione del genocidio, la lotta contro ogni forma di discriminazione, la difesa delle minoranze e la protezione delle minoranze religiose. Italy will continue to ask the United Nations to be in the forefront in the prevention of genocide, the fight against all forms of discrimination,
the protection of minorities and in the elimination of religious intolerance. Thank you, Mr. President. Grazie, signor Presidente. Alle relazioni con gli altri paesi si è sempre dedicato incontrando sovrani, capi di Stato e presidenti, dalla regina Elisabetta all'imperatore del Giappone Akihito, accompagnandolo il 17 settembre 2009 a Tokyo ad assistere all'opera Don Carlos. In una fase difficile si rafforza così il suo ruolo di interlocutore privilegiato dei leader di tutto il mondo, sconcertati dalla infinita transitorietà della politica italiana. Il dialogo con gli altri si allarga ancora. Merkel, Hollande. A Washington e a Roma incontra tre volte il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Tra la fine del 2010 e l'estate del 2011 siamo al giro di boa del primo settennato e al culmine della crisi. Fini rompe con Berlusconi, esce dal PDL, il partito unico della destra, e passa all'opposizione con 35 deputati. La maggioranza del governo si assottiglia. Lo spread fra i titoli di Stato italiani e quelli della Germania aumenta di giorno in giorno fino a toccare punte insostenibili. Berlusconi si rivolge alla Banca Centrale Europea per chiedere suggerimenti, ma il decalogo che il presidente della BCE, Trichet, gli invia contiene provvedimenti durissimi, tagli, tasse, riduzioni di organico nella pubblica amministrazione che il governo non è in grado di realizzare. Il 15 novembre 2011, battuto alla Camera, Berlusconi si dimette. È il momento più difficile per Napolitano. Deve cercare di dare un nuovo governo all'Italia, che nelle condizioni in cui è non può consentirsi vuoti di potere. La soluzione trovata dal presidente Napolitano si chiama Mario Monti. L'economista, già commissario a Bruxelles per due legislature, viene nominato senatore a vita da Napolitano il 9 novembre 2011, quando già la caduta del governo è nell'aria. All'indomani delle dimissioni di Berlusconi, il 16 novembre, riceve l'incarico. È giunto il momento della prova, il momento del massimo senso di responsabilità. Non è tempo di rivalse faziose né di sterili recriminazioni. È ora di ristabilire un clima di maggiore serenità e reciproco rispetto. Sarà un governo tecnico e del Presidente, nel senso che è lo stesso Capo dello Stato, nel corso delle consultazioni, a chiedere al centro-sinistra e al centro-destra di appoggiarlo, dato che si tratta di far fronte ad una situazione di emergenza. E Monti sarà chiamato a prendere subito decisioni impopolari per riguadagnare la fiducia dell'Europa e per tamponare i conti pubblici ormai fuori controllo. Ma Napolitano dovrà vincere le resistenze di Bersani e del PD, che già nel dicembre precedente, all'atto della rottura tra Berlusconi e Fini, avrebbero voluto andare a elezioni anticipate e anche adesso non hanno molta voglia di aspettare. Re Giorgio, però, è inflessibile. Il paese non è in condizioni di sopportare un altro scioglimento delle Camere. L'Europa è in attesa di segnali concreti, altrimenti sull'Italia incombe il rischio di finire come la Grecia, commissariata dall'Unione Europea e costretta a una cura da cavallo che la lascerà stremata. Le prime mosse di Monti, che concorda punto per punto la sua strategia con il Presidente della Repubblica, rivelano che la gravità della situazione è tale da far sospendere ogni regola abituale di funzionamento dei governi. Il Premier si limita a informare i partners della sua larga maggioranza del contenuto del decreto Salva Italia, dando per scontato che garantiranno il consenso in Parlamento. I sindacati non vengono consultati sulla riforma delle pensioni. L'autrice della riforma, la ministra del lavoro Fornero, si metterà a piangere nella conferenza stampa di presentazione del provvedimento, lasciando intendere quanto sarà alto il prezzo che una larga parte dei lavoratori si accinge a pagare. In realtà Monti potrà lavorare serenamente solo nei primi mesi del suo mandato. L'approssimarsi della scadenza elettorale del 2013 e l'appoggio intermittente dato da Berlusconi rendono più complicato tenere insieme la maggioranza. Il Cavaliere, pur avendo promesso collaborazione, fa marcia indietro. Non ha digerito le ultime mosse del Quirinale.
è convinto che Napolitano avesse cominciato a costruire la soluzione Monti anche prima della caduta del suo governo. Arriva a parlare di colpo di Stato del presidente nei suoi confronti e alla fine del 2012 decide di sfilarsi dal governo. Bersani avverte che il PD da solo non può farcela a sostenere il peso della politica economica di rigore imposta dall'Europa e dall'allarmante debito pubblico italiano. La discussione sulla legge anticorruzione messa a punto dalla ministra di Giustizia Severino incontra molte resistenze, anche se dal 2010 in poi, dalla Lombardia al Piemonte, al Lazio, alla Calabria, gli scandali nelle amministrazioni regionali esplodono uno dopo l'altro. Tangenti, sprechi di denaro pubblico, rimborsi spese usate dai consiglieri per spese voluttuarie o addirittura incassati a fronte di false fatture fanno montare nell'opinione pubblica una reazione di rigetto, un'ondata di antipolitica di cui si prepara a beneficiare il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Fenomeni di degrado del costume e di scivolamento nell'illegalità che insieme con annose inefficienze istituzionali e amministrative provocano un fuorviante rifiuto della politica. Napolitano, dal Quirinale, guarda con estrema preoccupazione al deteriorarsi della situazione e lancia continui moniti a una classe politica che rischia di finire allo sbando. Prende anche parte alla drammatica vicenda del naufragio della nave Costa Concordia. È stata una tragedia e ne sento tutto il rammarico anche per quello che c'è stato, diciamo, di responsabilità italiana, di italiani, diciamo. Le elezioni del 25 febbraio 2013 segnano un ulteriore complicarsi della situazione. Non c'è un vincitore. Anche se il PD è arrivato primo e ha ottenuto il premio di maggioranza alla Camera, al Senato il centro-sinistra non ha la maggioranza. La vera rivelazione delle urne è Grillo, uscito da un successo alle elezioni regionali siciliane dopo una spettacolare traversata dello stretto di Messina a nuoto e giunto adesso alle politiche a un'incollatura dal PD. Berlusconi ha messo in atto una formidabile rimonta. Il Parlamento è sostanzialmente diviso in tre grosse minoranze che si rifiutano di collaborare tra di loro. A sorpresa, e contrariamente a quanto il capo dello Stato gli aveva consigliato, Monti è sceso in campo con un suo partito, ma il suo risultato è stato modesto. Ho pertanto conferito, in continuità con eloquenti, appropriati e non lontani precedenti, all'onorevole Pierluigi Bersani l'incarico di verificare l'esistenza di un sostegno parlamentare certo, tale da consentire la formazione di un governo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 94 della Costituzione, abbia la fiducia delle due Camere. In questo quadro, Napolitano avvia le consultazioni e affida l'incarico a Bersani, che prova a costruire un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, ma non ci riesce. Si arriva così alla scadenza del settennato e alla convocazione delle Camere riunite per eleggere il successore di Re Giorgio. L'ultimo atto di Napolitano è la formazione di un gruppo di saggi per compilare un decalogo delle riforme da consegnare al Parlamento che si è appena insediato e al governo che verrà. Nel giro di pochi giorni, il Parlamento, in cui i partiti non si parlano e sono divisi anche al loro interno, va incontro al disastro. Alla prima votazione, l'ex presidente del Senato, Franco Marini, candidato dal PD con la promessa di un appoggio del centrodestra, viene abbattuto da 220 franchi tiratori. Alla seconda e alla terza votazione c'è uno stallo. Alla quarta il PD cambia cavallo e punta su Prodi, ma altri 101 parlamentari, nel segreto dell'urna, lo silurano. Senza governo, non in grado di scegliere un nuovo capo dello Stato, l'Italia somiglia sempre più alla nave da crociera, rimasta piegata su un fianco, davanti all'isola del Giglio. La rielezione di Napolitano per un secondo mandato emerge così come unica soluzione possibile. C'è una processione di tutti i leader politici al Quirinale e Berlusconi, a sorpresa, è tra i primi a muoversi. Anche i delegati delle regioni salgono al colle
per convincere il presidente a superare le sue resistenze, dovute al fatto che non è mai successo prima che un presidente della Repubblica fosse chiamato ad un secondo mandato. Il 20 aprile, con 738 voti, un consenso larghissimo, Napolitano, a 87 anni, è rieletto presidente. Proclamo eletto presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Bersani, in aula, si commuove e piange. Sarà durissimo, il 22 aprile, il discorso di insediamento del Capo dello Stato alla Camera, dopo la rielezione. Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. Ancora pochi giorni fa, il presidente Gallo ha dovuto ricordare come sia rimasta ignorata la raccomandazione della Corte Costituzionale a rivedere in particolare la norma relativa all'attribuzione di un premio di maggioranza senza che sia raggiunta una soglia minima di voti o di seggi. La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista sul filo del rasoio di quell'abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile sovrarappresentanza in Parlamento. Ed è un fatto, non certo imprevedibile, che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti. Non meno imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario. Ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Il secondo mandato si rivelerà fin dall'inizio pesante come e più del primo. Il 28 aprile Napolitano dà vita ad un nuovo governo di larghe intese, non più tecnico ma politico, guidato da Enrico Letta e composto da ministri di centrosinistra e centrodestra. Ma il giovane premier non avrà vita facile. La situazione economica continua ad essere allarmante e la sorveglianza della Commissione europea molto stretta. I sindacati premono. La riforma Fornero, spostando in avanti l'età pensionabile, ha di fatto creato una nuova categoria sociale, gli esodati, coloro che hanno perso il posto ma non possono più accedere ai prepensionamenti. Berlusconi è preoccupato per i suoi processi. Il 1 agosto la Cassazione lo condanna in via definitiva per frode fiscale. Da quel momento in poi comincia un braccio di ferro tra il Cavaliere, che pretende che il Capo dello Stato gli dia la grazia di sua iniziativa, e Napolitano, che non vuole agire fuori dalle procedure e invita il leader del centrodestra, se lo crede, a presentare domanda di clemenza. Il quadro politico si deteriora. A novembre, poco prima di essere dichiarato decaduto da senatore in applicazione della legge Severino, Berlusconi ritira l'appoggio al governo. Il centrodestra si spacca. Alfano e un gruppo di una trentina di parlamentari del PDL abbandonano il Cavaliere e restano al governo, dopo una scissione da cui nascerà il partito del nuovo centrodestra. Nelle fila dei senatori a vita si sono tristemente determinati dei vuoti. Spetta al Presidente della Repubblica nominarli tra le personalità che si sono distinte per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico e sociale. Napolitano ne sceglie quattro.
l'architetto Renzo Piano, il fisico nucleare Carlo Rubbia, la neurobiologa Elena Cattaneo ed anche il maestro Claudio Abbado, del cui concerto il 21 aprile 2011 Napolitano è spettatore. Il governo è più debole e anche nel PD sta per aprirsi una resa dei conti. Si avvicina il congresso e si preparano le primarie che vedono Matteo Renzi, sconfitto l'anno precedente nella corsa alla premiership, tentare la rivincita contro Bersani. Renzi stavolta stravince. Non ci vuole molto a capire che Renzi, insoddisfatto dell'andamento del governo, punta al posto di Letta, anche se formalmente lo rassicura con un tweet rimasto famoso. A inizio d'anno il nuovo leader passa all'azione, chiede udienza al capo dello Stato, gli comunica l'intenzione di far cadere il governo e, sebbene Napolitano sia contrario, riunisce il 13 febbraio la direzione del PD e fa approvare un documento in cui chiede a Letta di dimettersi. L'indomani si apre la crisi. Il 17 febbraio il capo dello Stato dà l'incarico a Renzi, che il 21 presenta il suo nuovo governo, in cui metà dei ministri sono donne. Il governo che vi è stato presentato poc'anzi presenta così ampi caratteri di novità da spiegare ad abbondantiam il tempo che è stato richiesto per definirne la composizione. Napolitano ha dovuto imporsi per ottenere che al Ministero dell'Economia, dove Renzi voleva il suo stretto collaboratore Graziano Del Rio, andasse l'economista Piercarlo Padoan, già vice segretario generale dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a Parigi. Tra Renzi, che procede tumultuosamente con uno stile di comunicazione mai visto e conferenze stampa spettacolari, e Napolitano, abituato a una liturgia della politica più tradizionale, la marcia di avvicinamento non è facile. Secondo Gianni Cervetti, suo vecchio amico, il presidente ci mette un po' a far capire a Renzi che la guida del governo è cosa ben diversa da quella del comune di Firenze, di cui è stato sindaco, e che la sua saggezza di anziano uomo politico può essere di conforto all'entusiasmo del giovane. Ma dopo le elezioni europee del 25 maggio 2014, in cui Renzi porta il PD al 40,8%, impegnandosi subito dopo per una rapida approvazione della nuova legge elettorale, per la riforma del bicameralismo e la trasformazione del Senato in Camera non elettiva, i rapporti tra Palazzo Chigi e il Colle migliorano. Napolitano e Renzi restano due politici molto diversi, per età, storia personale, esperienza, ma cominciano a intendersi. Il Presidente della Repubblica è Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. All'Assemblea Generale del 22 dicembre 2014, Napolitano ci tiene ad affermare che nell'intreccio molto rilevante tra corruzione e mafia rimane l'altro lato del triangolo, quello della politica, che deve essere ben qualificato anche per non ricadere nello stato di tensione e nelle contrapposizioni che negli anni rimbalzano tra i corpi rappresentativi della politica e della magistratura. Colpiscono l'intensità del diffondersi della corruzione e della criminalità organizzata emerse anche in questi giorni. È fondamentale perciò l'azione repressiva affidata ai pubblici ministeri e alle forze di polizia. Questa considerazione, peraltro, non può evitare di segnalare comportamenti impropriamente protagonistici e iniziative di dubbia sostenibilità assunte nel corso degli anni da alcuni magistrati della pubblica accusa. Il 9 novembre 2014 appare su Repubblica un articolo di Stefano Folli che adombra la possibilità che Napolitano stia per dimettersi. Il Quirinale commenta con una nota in cui ricorda che il presidente aveva messo in conto le dimissioni fin dal momento dell'assunzione del secondo mandato. È la conferma che ci sta pensando. Ma se è deluso dal comportamento di molti di quelli che gli chiesero la disponibilità a restare, non lo dirà, né lo darà a vedere. L'incontro dedicato all'inaugurazione dell'anno scolastico è tra i più belli e significativi che la Presidenza della Repubblica ospiti
aprendosi alla più vasta platea di telespettatori. Non c'è nulla di più gratificante e importante del dedicarsi al rendere migliore la nostra scuola, più libere e capaci di esprimersi, rafforzarsi, realizzarsi le vostre energie, le vostre intelligenze, la vostra creatività. Napolitano ha quasi 90 anni, li compie il 29 giugno 2015. Sente di non avere più le forze necessarie, per l'impegno che gli è richiesto, di supportare un sistema politico in crisi, in cui anche la Seconda Repubblica è morta e la Terza fatica a nascere. Come ricorda un altro suo amico e coetaneo, Emanuele Macaluso, ha fatto il presidente in un periodo in cui i partiti erano tutti sfasciati. Il sistema politico era fragile e frantumato, situazioni molto complicate, in cui comunque occorreva garantire la governabilità. Queste parole, però, il presidente non le dirà nel suo ultimo messaggio TV di Capodanno, in cui conferma che sta per andarsene. Le mie riflessioni avranno per destinatario anche chi presto mi succederà nelle funzioni di Presidente della Repubblica. Funzioni che sto per lasciare rassegnando le dimissioni, ipotesi che la Costituzione prevede espressamente. E cerca ancora di infondere coraggio e speranza agli italiani che lo ascoltano. Mettiamocela dunque tutta, con passione, combattività e spirito di sacrificio. Ciascuno faccia la sua parte al meglio. Io stesso ci proverò nei limiti delle mie forze e dei miei nuovi doveri, una volta concluso il mio servizio alla Presidenza della Repubblica, dopo essermi impegnato per contribuire al massimo di continuità e operosità istituzionale durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Resterò vicino al cimento e agli sforzi dell'Italia e degli italiani, con infinita gratitudine per quel che ho ricevuto in questi quasi 9 anni, non soltanto di riconoscimenti legati al mio ruolo, non soltanto di straordinarie occasioni di allargamento delle mie esperienze anche internazionali, ma per quel che ho ricevuto soprattutto di espressioni di generosa fiducia e costante sostegno, di personale affetto, direi, da parte di tantissimi italiani che ho incontrato o comunque sentito vicini. Non lo dimenticherò. Grazie ancora. E cita come esempi alcune speciali donne italiane, tra cui l'astronauta Samantha Cristoforetti, che ha raggiunto al telefono il 23 dicembre nello spazio per farle gli auguri. Così Re Giorgio se ne va. Torna alla vita normale, con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per affrontare la crisi e la convinzione che adesso è indispensabile tornare alla normalità istituzionale. La sintesi di questi 9 anni, e forse un po' di tutta la sua vita, in fondo sta nell'incontro finale con un gruppo di bambini davanti al Quirinale, il giorno prima di firmare le dimissioni, e in quel che ha scritto da tempo nella sua autobiografia. Ho combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate e cercato via via di correggere errori, di esplorare strade nuove.